Il delicato fiocco di neve fluttua dolcemente nel vento. Io sono un delicato fiocco di neve che fluttua e fluttua, tra-la-la! Io sono un fiocco di neve davvero perfetto, non credi? Attenti, ecco che arriva l'Eddisauro! Correte! Crac-crac-crac-crac! Silenzio, stiamo girando un film! Io sono una rana! Crac-crac! Un film? Volete anche un dinosauro? Roar! Ma si chiama Il fiocco di neve e la rana delle nevi! Mi dispiace, Eddie. Tutti sanno che ai dinosauri non piace quando fuori fa freddo. Crac-crac! Ma guarda che non fa così freddo! Hai ragione! Dovremmo andare in un posto dove c'è della vera neve! Come in un paesaggio innevato! Coraggio, andiamo tutti a Nevelandia! Là potremo girare un film davvero fantastico! Dai, vieni, Sophie! Andiamo! Vengo anch'io! Ciao, ciao! Divertitevi! 2, 3, 4! Un'avventura ha inizio! Dai, vieni anche tu! Ti diamo solo un indizio! È l'avventura che ti piacerà di più! Ti piacerà! Ti piacerà, ti piacerà, ti piacerà, un'avventura ha inizio e non stiamo nella pelle. Unisciti a noi, perché se vuoi vedremo tante cose veramente belle. Sì che è un'ambientazione invernale! La neve apparirà così bella e luccicante nel nostro film! Sì! Allora, che cosa possiamo riprendere? Per tutti i pupazzi di neve, che cosa sta succedendo? Guardate! Incastrata! Oh, davvero? E adesso che cosa facciamo? State tranquille! Eddie è sempre prontissimo ad aiutare! Bello! Questo sì che è un film! La sua coda ha formato un doppio nodo. Ecco, ora è tutto a posto. Oh. Ah, non ho fatto niente di speciale. Credo che potremmo... Ma che cosa c'è da ridere? Oh, e niente, abbiamo solo pensato a una cosa che vogliamo fare. Tutto qua. Ehi, ma dove state andando? Oh, noi abbiamo delle cose da fare! Che tipo di cose? Sono cose segrete. Sì, ma che genere di cose segrete? Più tardi lo scoprirai. Andiamo, Sophie! Bene, sappiate che anch'io ho delle cose da fare. Cose divertenti con questo mio nuovo amico. Il mio nuovo amico... Sembra che il loro segreto sia che vogliano divertirsi senza di me. Sai, ci divertiremo molto di più senza di loro. Solo tu e io, Huck. Andiamo! Allora, mio piccolo amico peloso, cosa pensi che potremo fare? Beh, qualsiasi cosa faremo ci terrà lontano da quelle stupide risatine. Ho un'idea! Costruiamo un fortino di neve. Possiamo giocarci dentro insieme per conto nostro. Huck, ti sei fatto male?
comportano in modo strano. Coraggio, Huck! Abbiamo un fortino da costruire! Ottimo lavoro, Huck! Sarà un fortino meraviglioso! Sto arrivando, Huck! Non è una cosa davvero troppo divertente? Adoro ballare la danza della scimmia delle nevi! Possiamo fermarci adesso! Abbiamo quasi finito, Huck. Ora non ci resta altro che fare un pupazzo di neve. Può fare la guardia al nostro fortino e impedire che qualcun altro possa entrarci. Io faccio il corpo e tu puoi fare la testa. Qui, posso aiutarti? Oh, oh Huck! Ecco, è finito! Il nostro fortino di neve è finito! Sophie e Emma vorranno sicuramente entrare qui dentro, ma loro non sono le benvenute! Non ci hanno messo molto. Mi dispiace, non potete entrare perché non siete invitate. È soltanto per me e per i miei veri amici. Ma noi siamo tue vere amiche. E guarda che non vogliamo entrare, vogliamo solo che tu esca di lì. Se voi due foste le mie vere amiche, non sareste andate a giocare da sole senza di me e non avreste dei segreti e non avreste nemmeno... ma cosa sta succedendo? Sono tutti qui per te. Per me? Cosa? Per quale motivo? Io ed Emma abbiamo appena creato un progetto speciale soltanto per te. Sei stato così coraggioso e così gentile quando hai liberato Huck da quell'albero che abbiamo deciso di farti qualcosa di speciale. Andiamo! Allora, abbiamo girato un piccolo filmato per mostrare a tutti quanto sei generoso e gentile. Ma davvero? Non so proprio cosa dire. Mi sento così male, purtroppo. Come male? Voi stavate preparando questa sorpresa per me mentre io ero molto arrabbiato perché credevo che mi aveste escluso dai vostri giochi. Oh, Abby, non avevamo capito. Sono io quello che non aveva capito. Non avrei dovuto trarre subito delle confusioni. Non è che vuoi dire delle conclusioni? Esatto. Scusatemi. Siamo ancora amici? Ma certo! Guarda, seconda testa, che cosa è quella roba? È tutto peloso, forse una roccia pelosa? Ma le rocce non sbadigliano, deve essere un mostro terrestre insonnolito. Robot alieno a due teste proveniente da un altro pianeta, quello non è affatto un mostro addormentato. È solo Lucky, il nostro cane. Oh oh, seconda testa, abbiamo calcolato male, errore. È solo che non abbiamo mai visto nulla del genere. Non sapete cosa sono gli animali? Certo che sappiamo cosa sono, ma nel nostro pianeta tutti sanno che i migliori animali sono... gli ananas! È
ecco il nostro ananas animale Spike. Seduto Spike. Fermo. Bravo ananas. Guarda Spike, coraggio, prendilo, puoi farcela. Anche il nostro animale è insonnolito.